giapponese, porta all'indirizzo ovvero un santuario giapponese, oppure in generale porta ad un'area sacra. La sua struttura è formata da due colonne verticali e un palo orizzontale, che è collocato in cima alle due colonne, solitamente dipinto di colore rosso. Realizzati tradizionalmente con la pietra o il legno, sono un elemento caratteristico che delimita una zona sacra ed è un preciso segnale della presenza di un santuario o di un tempio, e generalmente sono collocati all'esterno dell'area sacra. La presenza di un tori all'entrata di un santuario o di un tempio è dovuta al fatto che la credenza popolare vuole che, passando sotto questo particolare arco, si riceva una prima forma di purificazione, rituale che si conclude nelle immediate vicinanze del santuario con altri pietri.